Siamo qui davanti al municipio di Treviso per consegnare le firme che abbiamo raccolto tra gli utenti della biblioteca comunale di Borgo Cavour contro l'ampliamento della BRAT. Siamo venuti a sapere questo per vie traverse, attraverso i giornali, e ovviamente ci siamo subito attivati in una sorta di comitato, ovviamente tra virgolette, dove chiediamo uno spazio per i bambini che non sia lo spazio dell'aula riservata agli studiosi della biblioteca comunale, e soprattutto chiediamo di la rivendicazione della nostra stanza, quindi di non essere sfrattati. Sì, purtroppo le rassicurazioni che ci sono state date dall'assessore Franchin circa il fatto che non era ancora definitiva la decisione di questo trasferimento si sono rivelate non vere, perché in questi giorni sono stati trasportati i tavoli dalla biblioteca di Borgo Cavour all'ex CIL e sono iniziati i lavori dell'ampliamento. Tuttavia il sindaco proprio poco fa ci ha rassicurato circa il fatto che si tratta di una situazione temporanea che durerà pochi mesi. Noi vogliamo dare ancora una volta fiducia a queste dichiarazioni. Ciò non significa che abbasseremo il livello dell'attenzione. Noi continuiamo a chiedere che la biblioteca venga adeguatamente valorizzata e che venga reso noto un piano, un disegno ad ampio respiro che riguardi il futuro della biblioteca. Adesso possiamo discutere. Abbiamo consegnato le firme, le abbiamo protocollate e adesso staremo a vedere cosa accadrà.